la vedi solo ogni tanto, chi addirittura la vede per la prima volta, che invito a venire a visitarci, controllare il programma che offriamo, che si può leggere sulla pagina Facebook della biblioteca e sul sito web della biblioteca stessa. Quello di stasera è il primo di tre incontri, e questo ciclo di incontri è intitolato Per virtù del re d'incanto, titolo che gentilmente Erika Madera, che è qui stasera con noi, ci ha prestato, perché in realtà questo è il titolo di un suo lavoro di ricerca e di approfondimento. Quale sia il suo campo di interesse e a cui ha dedicato uno dei suoi lavori, vi verrà poi spiegato dalla persona che insieme a noi ha ideato e organizzato questi tre incontri, che è Angelo Arice, che poi ci invito a illustrarci anche quali saranno i prossimi appuntamenti. Due sono le relazioni, come quella di stasera, e uno sarà un incontro musicale. Oltre a ringraziare Angelo da parte di tutta l'amministrazione e salutare voi anche da parte di tutti, ci tengo a ringraziare i bibliotecari, che sono Marco Ardesi e Alessandro Todeschini, che sono i perni della vita di questo luogo. Qui ci sono loro come bibliotecari, ci sono volontari di Doti Comune e Servizio Civile. Stasera abbiamo qui con noi due di queste volontarie, che sono Matilde e Giovanna, che si stanno occupando della sala. Al piano superiore c'è il gruppo di lettura, che si ritrova una volta al mese, che anche stasera ha il suo appuntamento. Sono tanti volontari che io chiamo battitori liberi, che rendono vivace questo luogo e permettono davvero di svolgere tantissime varie iniziative rivolte agli interessi e più diversi, e anche, questo è davvero una bella cosa di questo luogo, di diverse età e generazioni, dai bambini in allattamento alle persone di 150 anni, qui tutti si incontrano, le generazioni si incrociano, e trovo che anche questa sia una cosa bella che qui si realizza. E grazie a voi per essere qui, nonostante il tempo un po' infausto, e speriamo di scaldarci appunto con l'interesse per questo incontro. Io chiamerei Angelo a raccontarci quali saranno anche i prossimi due appuntamenti, e poi diamo parola a Erika, che ringraziamo tantissimo per essere qui da Grosseto, è arrivata oggi, domani immediatamente riparte e ci dedica davvero questa serata, per cui le siamo molto grati. Buonasera a tutti, ringrazio anch'io Erika per essere qui, ringrazio voi per essere venuti nonostante l'acqua benedetta, che però spero non ci faccia dimenticare la situazione drammatica in cui siamo, perché due giorni di acqua non basteranno certamente. Poi vorrei ringraziare anch'io l'amministrazione, non solo per il fatto di permettere questa serata, ma per quanto investe, per quanto fa per questa biblioteca, che è veramente un fiore all'occhiello, non solo di Concesi, penso. Speriamo che anche con la prossima amministrazione si possa fare questo. Ringrazio anch'io tutti quelli che lavorano per la biblioteca, in particolare vorrei ringraziare Valentina, Ale e Marco, con i quali non ho collaborato, ma ho condiviso per questo progetto, che è una cosa ben diverso. Ora, questo progetto è composto, si svolgerà con tre appuntamenti. Il primo di questa sera con Erika Madera, che ci parlerà, diciamo, della storia delle medichesse, che poi in un certo periodo sono diventate streghe, e poi comunque lei spiegherà meglio, lei ha già scritto molti libri su questo, quattro mi sembra, su questi temi. Purtroppo non ne ha portati, perché venendo in treno era un po' difficile, però li trovate in tutte le librerie. L'altro appuntamento, che sarà il 3 maggio, sarà con Fabio Cortesi, che tra l'altro spesso va in coppia con
con dottoressa Madrella a presentare. Io ho avuto modo di conoscermi al Festival della Letteratura di Mantova. E nell'appuntamento del 3 maggio si parlerà delle erbe sia curative che alimentari, ma con un'ottica non solo biologica, diciamo, ma inserite nel contesto sia della tradizione che dei riti, che delle fiabe, eccetera. Ci sarà poi un altro appuntamento il 16 di maggio, che è un po' un esperimento, insomma, che si cercherà di mettere assieme letture da Picatrix, che è uno dei tanti libri mari del Medioevo, con interviste fatte nell'arco di 20 anni sul territorio della Valtrompia, sulle cure tradizionali, sui guaritori tradizionali, inframmezzate da musiche riferite un po' appunto alla magia. Niente, vi ringrazio ancora, lascio la parola a Erika Maderna, che sarà senz'altro meglio di me. Grazie, buonasera a tutti, anch'io parto con un velocissimo ringraziamento a voi tutti, innanzitutto che siete qui nonostante il tempaccio, però come si diceva è un tempaccio necessario e benevolo. Ad Angelo, che ha creduto e si è appassionato a questi temi che io amo raccontare, ci siamo conosciuti appunto al Festival Letteratura di Mantova e quindi mi ha invitato in questa bella realtà che sono molto felice di aver conosciuto e visto oggi, e poi appunto alla biblioteca e all'amministrazione che mi hanno invitato. Bene, che ci faccio io qui stasera? Vi racconto delle ricchezze streghe. È un tema molto complesso, quindi necessariamente dovrò semplicemente un po' incuriosirvi, tirare fuori qualche elemento di curiosità, un po' come dal cappello di un mago. Perché quando si parla di donne la faccenda è seria ed è anche molto appassionante. La storia delle donne è appassionante, è quasi sempre una storia straordinaria e una storia per molti aspetti ancora sconosciuta, ancora tutta da scoprire. Ed è così vasta e così complessa che bisogna necessariamente raccontarla a pezzi, quindi scegliere dal vastissimo bacino di informazioni che pian piano emergono dagli studi di genere e circoscrivere una ricerca o un'esposizione, che è quello che ho fatto io in questo filone di ricerca che seguo da alcuni anni, che riguarda appunto la medicina femminile, la storia della medicina femminile nella parte più lontana del passato, diciamo. Io non supero mai il 1500-1600 normalmente. In realtà di formazione sono un'antichista, sono una classicista, quindi tendo più ad approfondire gli aspetti legati all'antichità, legati ai simboli, per poi trasmigrare verso epoche successive, ma circoscrivo sempre aspetti legati al passato. E ho fatto così anche con questa ricerca sulle medichesse. Bene, quindi io parto proprio da questo termine, che è un termine molto suggestivo, trovo, infatti l'ho scelto per il titolo della mia prima ricerca su questo tema. Medichessa è una parola che le fonti riportano, esiste la medica, la medichessa, anche declinata in molte lingue antiche. E siccome le parole sono importanti, è sempre bene partire proprio da lì. Che cosa ci dice l'esistenza di una professione declinata al femminile? Ci dice che questa professione esisteva, era concessa alle donne, e sappiamo quanto è stato difficile per le donne affermarsi nel mondo delle professioni in generale. Ecco, però quello della medicina è appunto un ambito che è sempre stato aperto alle donne. Questa ricerca linguistica in realtà, ora la parola medichessa è una parola che troviamo nelle fonti medievali, ma è una ricerca linguistica che potremmo fare anche nelle fonti antiche. Per esempio le fonti epigrafiche greche ci dicono che molte donne sono state nominate, citate sulle lapidi funerarie, quindi sono studi che riguardano proprio le incisioni funebri. Molte donne sono state ricordate proprio per aver praticato questo mestiere, e vengono ricordate proprio con l'epiteto relativo alla loro professione, un epiteto che è anche più di
una sfumatura. Per esempio, nel mondo greco le donne medichesse erano chiamate Maia, Iatromaia, Iatrine, un po' come se ci fossero addirittura delle specializzazioni. Quindi la Iatrine era una sorta di medichessa generica, diciamo, la Iatromaia era una ginecologa, quindi era un medico, perché c'è la parola Iatron della Maia, quindi della parte femminile, e poi c'era la Maia che era l'ostetrica, l'allevatrice, quindi insomma diverse caratterizzazioni di questa professione. Come mai le donne potevano curare? Innanzitutto perché le donne da sempre si sono occupate di ciò che attiene alla natura, alla materia prima, alla materia che appunto è mater, quindi è sempre stata riconosciuta, considerata come appartenente a una polarità del femminile. Le donne delle civiltà più antiche sono state le prime raccoglitrici e sapevano distinguere in natura ciò che era buono da ciò che non lo era, ciò che era commestibile da ciò che era velenoso, ciò che era farmaco e ciò che invece non lo era, poteva essere letale. E in questo avevano poi sviluppato tutta una serie di saperi connessi, quindi non solo il riconoscimento delle piante, la raccolta, ma anche la conservazione, la preparazione del farmaco o del cibo. Sappiamo infatti che farmacia, diciamo, e gastronomia sono strettamente legate ai saperi delle donne ed entrambi in qualche modo attengono all'ambito della cura. Le donne portavano avanti questi saperi all'interno di una dimensione che è quella della chiusura sociale, no? Da sempre è così. Gli uomini uscivano dalla società organizzata per cacciare o per fare la guerra, le donne rimanevano all'interno del nucleo, quindi della tribù, del villaggio, e si prendevano cura di chi rimaneva, degli anziani, dei malati, crescevano i bambini, quindi sviluppavano tutta una serie di pratiche, di conoscenze, di saperi legati proprio al prendersi cura, al curare, al farmaco e alla professione di medichesse, per l'appunto. E, ora, a me piace partire proprio da questa dimensione della chiusura, perché ci riporta poi, idealmente, a quella che sarà una fase successiva della storia, in cui la dimensione claustrale sarà appunto un ambiente importantissimo di cura al femminile, il monastero, l'orto dei semplici, no? La ricerca farmaceutica delle donne si sviluppa e nasce nel monastero medievale, nel nostro immaginario, ma prima ancora all'interno del tempio pagano, quindi un po' nella dimensione claustrale, diciamo, del sacerdozio, del sacro. Ecco che lì le donne continuano a sviluppare questi saperi. E come lo fanno? Come curano le donne? Curano in un modo molto diverso dagli uomini. C'è proprio una divaricazione della forbice, come si dice, tra sapere medico maschile e femminile, dove quello maschile prende la via della scienza, dell'accademia, della medicina ufficiale, delle parole. Infatti ho scelto questa frase che non so se riuscite a leggere perché forse è basso e basso. Se gli uomini hanno dominato l'universo delle parole, le donne hanno avuto sapere sul mondo delle cose. La medicina degli uomini è la medicina delle parole, quindi lo studio dei testi di Ippocrate, di Galeno, è una medicina colta, dotta. In seguito diventa la medicina delle accademie e poi delle università. La medicina delle donne rimane sempre in una dimensione empirica nella fase più antica della storia. Erano infatti chiamate empiriche, erano spesso analfabete, quindi imparavano proprio sul campo, dall'osservazione, imparavano da saperi orali che venivano raccontati, tramandati di madre in figlia attraverso le generazioni. Quindi si procrastinavano quasi in un modo rituale. Ecco, anche per questo poi molta ritualità è rimasta nella medicina delle donne, che è sempre stata una medicina magica. Infatti noi questa sera circoscriviamo un po' questo aspetto della medicina delle donne, cioè quello della magia, un po' per introdurre la figura della strega. Perché la strega? Usiamolo sempre un po' virgolettato, no, questo termine, che però è un termine che la storia ci consegna. Perché la donna che cura una strega?
Nel Medioevo la maggior parte, moltissime comunque, delle donne che sono state accusate, processate e purtroppo uccise per stregoneria erano delle curatrici popolari, erano delle medichesse, delle guaritrici magiche. Ecco che la figura della strega è fortemente connessa a quella della donna che cura fin dal suo archetipo, fin dalla sua genesi. Infatti, per delineare questa figura, vorrei proprio condurvi per mano partendo dalla dimensione dell'immaginario. Perché la figura della strega nasce nell'immaginario, ma non nasce nell'immaginario medievale, come forse noi banalmente possiamo pensare, immaginando iconicamente la strega che vola sulla scopa o sull'animale magico e si reca al sabba. In realtà l'icona della strega è un'icona già fortemente radicata nella cultura classica. Ed è un'icona molto molto antica che in origine riporta a un archetipo nobile, a quello della sacerdotessa. È praticamente una sacerdotessa dimenticata, la strega, se vogliamo. Ma forse prima ancora della sacerdotessa, la strega è stata la divinità curatrice, la dea taumaturga, forse anche addirittura la madre natura. Mi piace pensare che la prima strega sia stata proprio intesa come la madre natura, perché l'uomo antico sapeva benissimo che la natura è madre, è matrigna, che dà la vita, però anche la reingloba in sé, quindi ha un aspetto benefico e malefico, la prima malefica in qualche modo, la natura. E tutte le divinità della cura, in qualche modo, sono un po' delle riproposizioni di questo modello della madre natura. Cioè sono tutte divinità benefiche, spesso sono dei della fertilità, sono dei curatrici, che compiono miracoli di guarigione in un certo senso, ma allo stesso tempo hanno anche un volto scuro. E queste divinità le potremmo declinare un po' in tutte le civiltà antiche, passando in rassegna la Mesopotamia, l'Egitto, quali civiltà classiche. Ognuna di queste civiltà aveva la sua divinità della medicina. Quasi sempre era una divinità femminile. Ora qui vi ho portato un'immagine di Gea, un'immagine moderna in realtà, no? Dall'arte di Gustav Klimt, che però riporta molti simboli dell'Igea antica. Igea che era nella mitologia greca la figlia del dio Asclepio, il dio della medicina, che era, è vero, un dio maschio, però siamo in una fase già avanzata nella cultura antica, ma aveva una serie di figlie, curatori e curatrici, e alcune erano proprio delle divinità femminili. Igea, per esempio, ci riporta al concetto di igiene, che è un aspetto fondamentale della dimensione femminile del curare. Le pratiche igieniche, una sorta di medicina preventiva che è sempre appartenuta alle donne. I pochissimi manuali di medicina antica scritti da donne nell'antichità riportano tutti delle ricette di cosmesi, di bellezza. Come dire che apparteneva a questa dimensione della cura al femminile proprio la ricerca del bello, la ricerca della bellezza, oltre che quella della cura del morbo, della malattia. Quindi l'igiene, in qualche modo, la pratica igienica apparteneva fin dall'epoca più antica alle donne. E poi c'è un filo rosso che lega alla storia questo aspetto. Per esempio nel Medioevo sappiamo che furono le badesse all'interno dei monasteri femminili a introdurre le pratiche igieniche per i malati che facevano degenza in quei luoghi, quindi la costruzione di terme o di vasche per le abluzioni e per la pulizia dei pazienti. Ora qui Gea maneggia il serpente, un animale archetipico molto potente, spesso legato al mondo della medicina e della cura. Poi queste grandi figure divine cominciano ad incarnarsi in figure un po' più comprensibili, un po' più vicine, diciamo che perdono qualche grado di divinità. E così abbiamo nei poemi omerici nella letteratura antica le maghe farmachides. Chi sono le maghe farmachides? Sono Circe, Medea, che sono le più note, ma anche molte altre. Però a me piace in particolare Circe, per una serie di ragioni.
Innanzitutto perché Omero ci parla di Circe, noi tutti la conosciamo per il famoso episodio dell'Odissea in cui lei trasforma i compagni di Ulisse in maiali e poi ammalia e fa innamorare di sé Ulisse stesso, il grande eroe. Ma Omero non chiama mai Circe maga, fatto chi era, no, la chiama sempre Tea, Dea. Quindi ancora con un'idea che queste figure erano l'origine delle divinità e che poi questa idea di divino piano piano si è perduta. Già forse i greci ne avevano poca contezza, Omero che era più saggio, però non ce lo ricorda, era una dea Circe. Ed era una dea che lui definisce Pharmakis, oppure Polifarmakos. Cosa significa? Significa conoscitrice dei farmaci. Allora, ecco che il farmacon è farmaco, è medicina, però è anche nelle mani della donna che sa, della donna di sapere, può essere veleno e può essere filtro magico. Ecco, io direi che in questa triplice valenza della parola farmaco si delinea già l'idea della donna conoscitrice come strega. Perché la donna che conosce le piante le può utilizzare per curare, quindi come farmaco nel senso nostro, di medicina, ma le può anche utilizzare come veleno, ma soprattutto entrambi questi aspetti hanno a che fare con la magia delle piante e quindi sono filtri magici. Perché la magia? Perché gli antichi avevano capito che le piante curavano, contenevano quello che noi oggi sappiamo essere un principio attivo. Principio attivo che però non veniva compreso nella sua essenza scientifica, diciamo razionale, ma veniva inteso come una sorta appunto di principio magico, principio divino. La pianta curava perché era essa stessa una divinità. E questo spiega tutta una serie di testi, che alcuni dei quali fortunatamente ci sono rimasti, che sono delle vere e proprie preghiere o invocazioni alle erbe. E sono molto interessanti perché sono proprio delle preghiere molto simili addirittura alle nostre preghiere cristiane, se vogliamo. Sono come delle Ave Marie alle piante divine. Perché la pianta appunto è divina, deve attivarsi per aiutare, per trasformarsi in farmaco, per portare beneficio all'uomo. E quindi la sua stessa raccolta va accompagnata da una parola, dalla preghiera. In qualche modo il raccoglitore, la raccoglitrice, Circe per esempio, Medea, grande raccoglitrice di erbe magiche e allo stesso tempo grande prototipo della strega, forse il più grande prototipo della strega, era di fatto una donna che conosceva le piante, che le raccoglieva e che le trasformava in pozioni. Quindi ecco, il potere del farmaco in mano alle donne e la capacità, questa ambiguità di poter usare la natura per fare ciò che volevano. Qui si racchiude proprio il nucleo fondamentale della genesi della strega. Poi ecco cosa accade. Anche queste figure hanno un loro percorso, una loro storia, ed è una storia di lento decadimento, un decadimento potremmo dire quasi morale, se vogliamo. Potremmo fare anche una storia attraverso le immagini delle streghe, ma anche delle medichesse, delle donne che curano. Ecco qui, per esempio, nel XV secolo, in una miniatura, ricompare Circe. Ecco, per vedere qual è stato questo percorso anche iconico della donna che conosce le piante. Circe ormai è questa figura accasciata a terra in blu, che non è più la bellissima donna in verde che abbiamo visto prima, la Circe invidiosa di Waterhouse, che appunto veste il colore della virilitas, della generatività, no? della natura. Ormai questa Circe è una Circe invecchiata, è una Circe pallida in volto, come quasi tutte le streghe nelle rappresentazioni antiche. Soprattutto è china a terra, sull'elemento terra, guarda verso il basso e sta infilzando dei rospi. Il rospo era un animale magico perché la sua pelle contiene sostanze velenose, no? Che provocano anche delle allucinazioni, delle visioni, quindi è uno degli ingredienti della pozione della strega, tipici proprio, degli ingredienti animali. Ecco, lei infilza in vase rospi, mentre alle sue spalle c'è il medico della nuova medicina,
che guarda verso l'alto, quindi guarda verso il futuro e sta esaminando l'ampolla con l'urina del paziente probabilmente. Quindi eccola qui questa forbice che già si delinea molto bene in questa rappresentazione di medicina maschile e femminile. La donna di magia e il medico della medicina del logos, della medicina ufficiale, razionale, accademica. Poi ecco, perché queste donne facevano così paura? Ecco, dalla Circe di prima alla raffigurazione della strega che vola a cavallo della scopa, insomma, ci manca poco. Questa è forse la più antica rappresentazione della strega in volo su una scopa, è un manoscritto del 1440. Ecco, dicevo, come mai comincia a fare paura? Come mai questo decadimento anche morale della figura della donna di sapere e di medicina, quindi donne che curavano, che salvavano vite, che portavano beneficio alla comunità? Perché queste donne, un po' sulla falsariga di Circe, si occupavano innanzitutto soprattutto di medicina delle donne, quindi curavano prevalentemente donne. No? Questa è una delle ragioni per cui è stato concesso alle donne di curare. Perché forse il medico uomo non aveva un grande interesse o una grande voglia di occuparsi del corpo femminile. Poi, anche per ragioni culturali, spesso le donne non potevano essere toccate dagli uomini, nemmeno dai medici, e quindi morivano di parto, non erano assistite nelle gravidanze. Era dunque necessario che ci fossero donne che potessero toccare il corpo femminile, e quindi l'esigenza di avere all'interno della comunità anche delle donne medico. Però ecco, queste levatrici, ostetriche, potremmo chiamarle ginecologhe, insomma, usando un termine moderno, non soltanto erano in grado di portare a un fine una gravidanza o un parto, oppure dispensare consigli di puericultura o sull'allattamento, ma conoscevano anche tutti i saperi pregressi legati alla generatività, alla dimensione generativa, e quindi conoscevano le pratiche proibite dell'aborto, praticavano gli aborti, praticavano la contraccezione, quindi conoscevano le piante che potevano rendere una donna fertile oppure che potevano evitare il concepimento, potevano preparare il filtro, i cosiddetti pocula amoris, cioè i filtri che facevano innamorare un uomo oppure potevano allontanarlo, potevano rendere un uomo impotente, sapevano come far nascere un figlio maschio o una figlia femmina, no? Questa idea di medicina magica, oppure i due gemelli. Tutti questi saperi erano saperi che risultavano oscuri al medico maschio, cioè nessuno sapeva che cosa avvenisse nelle stanze delle donne. E quindi ecco che questo tipo di medicina comincia ad ammantarsi di un'ombra di sospetto e la parte ufficiale della disciplina comincia a spingere le donne in un cono d'ombra e comincia non subito a perseguitarle, però certamente a delineare questa immagine della donna che cura come una figura pericolosa. Perché in realtà le donne non sono state subito perseguitate, no? Noi quando pensiamo alla strega curatrice pensiamo subito all'Inquisizione, alla grande epoca terribile, nera dei processi, sono stati molti secoli, non è durato poco questo terribile periodo. Però in realtà la storia ci dice che le prime persecuzioni, addirittura persecuzioni di massa, a donne curatrici risalgono molto lontano. Questa è una delle scoperte che ho fatto che mi hanno veramente stupito quando mi sono occupata di questa ricerca, addirittura della prima ricerca con medichesse. Cioè, uno storico antico che è Tito Livio ci racconta un episodio che potremmo considerare proprio il primo episodio di caccia di streghe, che avviene nel 331 a.C., quindi nel IV secolo a.C. Che cosa avviene? Roma è in preda a un'epidemia, così ci racconta Livio, che sta decimando la popolazione. Si cerca, come è sempre avvenuto nel passato, anche in un passato non troppo lontano, si cerca l'untore o gli untori di questa epidemia, lo diciamo in modo manzoniano, i responsabili.
cuore, insomma. Allora accade che Marcella denuncia ai magistrati un gruppo di matrone, tra l'altro matrone appartenenti a famiglie aristocratiche, che si riuniscono nella casa di una di loro e preparano strani intrugli. Allora ecco, i magistrati tutti insieme si recano nella casa di questa donna.